Tragedia annuale, 57enne aggredisce con violenza l'ex, la donna finisce in ospedale e decide di denunciarlo, l'uomo qualche ora dopo si toglie la vita, entrambi lavoravano per la Veritas a Mestre. Iniziata ufficialmente a Vicenza la 95esima adunata nazionale degli alpini, previste oltre 400.000 persone nelle 3 giorni delle Penne Nere. Il sindaco l'aspettavamo da 33 anni. Tripudio di colori in città inaugurata a Campomarzo, la cittadella alpina cuore del grande evento. Stasera alle 21 lo speciale per raccontare le emozioni della prima giornata. L'auto sbanda, finisce contro un platano e prende fuoco, tragico schianto nella notte a Verona, muore una 51enne, grave il marito. Seconda giornata del G7 della giustizia a Venezia. Tra i temi toccati dal ministro Nordio, l'allarme per la droga diffusa tra i giovani, i pericoli dell'intelligenza artificiale e sostegno incondizionato all'Ucraina. Nuovo sfratto a Treviso, tensione tra i centri sociali e le forze dell'ordine, manifestanti attaccano. Come fate a guardare i vostri bimbi se buttate le persone fuori casa? Il comune, strumentalizzazione politica. Sabato 18 maggio, ritorno di Papa Francesco in Veneto con la giornata di Verona, che Antenna 3 trasmetterà in diretta, previste 50.000 persone per le tappe del pontefice. Buonasera, bentrovati e bentrovati, edizione regionale dei nostri telegiornali. Cominciamo con la cronaca, lo avete sentito dai nostri titoli. Un 57enne di Noale ha aggredito l'ex compagna, lei ha deciso di denunciare l'accaduto e alcune ore dopo l'uomo si è tolto la vita in casa. Una storia finita, lui che non riesce ad accettarlo, aggredisce l'ex compagna, poi si toglie la vita. È accaduto tra lo scorso fine settimana e mercoledì a Marghera, dove un tempo i due vivevano insieme. 48 anni circa lei, 57 lui, entrambi dipendenti di Veritas in terraferma come operatori ecologici. Si erano lasciati da circa 2 mesi, ma il 57enne non era d'accordo con la fine della relazione e martedì, fosse dopo l'ennesimo diniego, l'ha aggredita con violenza. Dopo averla picchiata avrebbe tentato di strangolarla, ma questa volta l'epilogo per lei è stato diverso da quello di molte altre donne che invece non sono riuscite a salvarsi. L'ex compagno infatti si è fermato prima che fosse troppo tardi. Poco dopo l'ha accompagnata al pronto soccorso dell'ospedale di Mestre. La donna, originaria di Chioggia ma residente a Mestre, non era in pericolo di vita. I segni di aggressione però erano evidenti, per questo è stata trattenuta alcune ore secondo il protocollo di protezione che si attiva in questi casi, poi dimessa. La segnalazione alla polizia è scattata come da protocollo, ma lei avrebbe poi dovuto sporgere denuncia contro l'ex. Lui invece, dopo aver lavorato quello stesso pomeriggio, non ha più risposto al telefono e il giorno dopo è stato trovato senza vita nel suo appartamento di Noale. Dopo qualche anno di convivenza in passato, la donna aveva ora deciso di lasciarlo e tornare libera, ma lui avrebbe iniziato a manifestare arroganza nei suoi confronti, fino all'aggressione, che questa volta non si è conclusa tragicamente. Concerto nel paese dell'uomo. Non si può dire al di fuori di quello che succede in una famiglia, in una casa, perché chi ha commesso o ha subito sa cos'è successo. Dal di fuori non si può forse dare un giudizio. È inutile secondo me. Non lo so le dinamiche, cioè per quello non mi sento proprio di... cioè perché ci sono tanti aspetti. Non era amore, è che il mondo va a rotoli. Continuiamo con la cronaca, ci spostiamo a Verona. Una donna di 51 anni è morta e il marito è rimasto gravemente ferito dopo che la loro auto si è schiantata contro un albero a Bosco di Sona, in provincia appunto di Verona. L'incidente è avvenuto poco dopo la mezzanotte. L'auto su cui viaggiava la coppia è sbandata per cause ancora da definire ed è finita contro un platano lungo la strada regionale 11. Dopo l'urto il mezzo ha preso fuoco, i due occupanti sono stati estratti dagli altri automobilisti di passaggio. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco arrivati da Verona e da Villafranca con 2 autopompe e 10 operatori, i quali hanno spento le fiamme che avevano completamente avvolto la vettura, oltre a collaborare con i sanitari per prestare soccorso ai 2 feriti. La donna è morta poco dopo il ricovero all'ospedale di Borgo Trento a Verona. Ora chiedo alla regia se i nostri, eccola, la vedo collegata, la nostra Sharon Di Carlo da Vicenza per la prima giornata di questa 95esima adunata degli alpini. Buonasera Sharon.
Sì, Edi, buonasera, buonasera a tutti i telespettatori. È cominciata finalmente, ufficialmente, questa adunata degli alpini. Edi, guarda alle mie spalle, tra pochi istanti, tra pochi minuti dovrebbe arrivare proprio qui la sfilata dei vessilli, ma nell'attesa io parlo qua con uno dei tantissimi telespettatori. Buonasera. Buonasera. Lei è un alpino da dove? Da Lignano Sabbiadoro, ho fatto l'alpino a Tarvisio, sono stato anche in missione di pace a Sarajevo e per me venire ogni anno alla adunata è una cosa importante. Che cosa significa per voi una adunata alpina? Una adunata? Beh, un momento di ritrovare tutte le esperienze che abbiamo vissuto e un momento forte di condivisione degli ideali alpini. In questi tre giorni sarete più di 400.000 persone da tutto il mondo. Che bello. Mi viene solo da dire che bello, è una cosa importante che va vissuta. Adesso sta arrivando proprio qua la sfilata dei vessili, siamo proprio all'arrivo. Che cosa significa per voi questo simbolo? Beh, sono dei simboli importanti, storici, tramandati nel tempo e che comunque hanno un'importanza fondamentale, viene tramandata a tutte le generazioni e spero che venga tramandata anche alle generazioni future. Grazie mille Simone, facciamo vedere quante persone ci sono qui ad aspettare la sfilata dei vessili, sono in tantissimi, lo ricordo Edi, sono attese più di 400.000 persone qui a Vicenza, nell'attesa che arrivino i vessilli, io rimango qua, aspetto e vi restituisco la linea. Grazie Sharon, grazie al tuo ospite, abbiamo visto una Vicenza già in fermento, noi andiamo invece a ripercorrere quello che è stato il primo evento della giornata. Si è aperta così la 95esima adunata nazionale degli alpini, la solenne cerimonia dell'alzabandiera da Piazza dei Signori, emozione condensata nel cuore della città più alpina d'Italia, stretta ad intonare le note dell'inno nazionale. Per onorare i caduti, la cerimonia è avvenuta in collegamento con i quattro sacrari della provincia e con una postazione sul Monte Ortigara. Emozioni come sempre, ecco, anche se sono cerimonie che noi ripetiamo da sempre, l'alza bandiera, quindi l'onore alla nostra patria, alla nostra identità, l'onore e il saluto ai nostri caduti, coloro che hanno sacrificato la vita per la nostra patria e per la nostra realtà. Ecco, credo siano quei momenti che fanno quello che i nostri vecchi hanno voluto mettere sulla colonna mozza dell'Ortigara, per non dimenticare. Adunata che richiamerà oltre 400.000 persone, che è attesa da 33 anni per Vicenza, unica città d'Italia che detiene la propria bandiera decorata con due medaglie d'oro al valor militare. La bandiera di Vicenza è una bandiera straordinaria, nel senso che è l'unica del nostro paese con due medaglie d'oro. La medaglia d'oro chiaramente per la battaglia legata al Risorgimento e la medaglia della Resistenza. Quindi è una delle più prestigiose a livello nazionale e la piazza ha voluto rendere onore in maniera speciale alla nostra bandiera. Ebbi modo proprio nei preparativi di questa tre giorni di adunata di affermare che scriviamo una pagina della storia di Vicenza. Beh, così sicuramente sarà, ecco, l'affluenza anche dei cittadini sta a testimoniare uno quanto siano ben amati gli alpini, in secondo luogo ecco, quanto ecco, la partecipazione del tessuto sociale è partecipativo e quindi è molto molto vicino non solo alla città ma ecco, a tutto il mondo alpino. Ed è stata inaugurata ufficialmente l'area espositiva di protezione civile ANA e truppe alpine a Campo Marzo. Si chiama Cittadella degli Alpini e fonde le due anime alpine
L'ANA, rappresentata dalla sua protezione civile, dalla sanità alpina e le truppe alpine, nello specifico la Brigata Iulia. Parte integrante di ogni adunata, il villaggio espositivo a Vicenza, allestito in Campo Marzo, è stato inaugurato ufficialmente questa mattina con alza bandiera, doppio taglio del nastro e coreografico atterraggio dei paracadutisti della Folgore. In esposizione, tra le tende mimetiche, anche la mitica Old Lady, come è stata soprannominata la bomba della Seconda Guerra Mondiale, rinvenuta 10 anni fa all'ex aeroporto Dal Molin, il cui disinnesco nel 2014 portò all'evacuazione di 27.000 residenti. In questa cittadella degli alpini dell'esercito si possono vedere tutte quelle che sono le nuove tecnologie, i nuovi mezzi, gli equipaggiamenti dell'esercito italiano, ovviamente in questo caso delle truppe alpine, perché noi siamo alpini, però diciamo che questi veicoli sono in utilizzo a tutto l'esercito. Ovviamente fra i tanti mezzi del genere che abbiamo potuto vedere il VTMM Orso, che è una macchina molto importante per la bonifica del territorio, per quel che riguarda un mezzo blindato che protegge i genieri quando fanno attività di esplorazione degli ordigni bellici e non solo. Ma non solo, nella parte dedicata alla protezione civile ANA, le attrezzature e gli equipaggiamenti delle sue varie specialità. E noi con le nostre attrezzature abbiamo illustrato cosa facciamo in caso che veniamo chiamati dalla regione o dal dipartimento per intervenire su un incendio boschivo. Infatti abbiamo costruito quel piccolo elicottero in legno per simulare proprio l'elicottero che va a pescare nella vasca da 7500 litri e col Bambi, che è quel cestello appeso sotto l'elicottero, andiamo nel bosco a spegnere l'incendio. Qui abbiamo il nostro carrello, che è un carrello operativo in cui ci sono tutte le attrezzature sia subacquee che di salvamento fluviale per 10 persone, quindi due squadre essenzialmente che possono andare nelle emergenze e avere a disposizione quello che serve appunto per poi intervenire. E siamo qui per far vedere anche noi i nostri sistemi operativi e in questo stand potete vedere le nuove macchine che abbiamo acquistato e siamo sempre presenti in qualsiasi emergenza che viene richiesta. E dunque è iniziata la festa della Dunata e stasera alle 21 uno speciale alpini per raccontare le emozioni di questa prima giornata. Domani dalle 11 la lunga diretta che racconterà i momenti ufficiali della Dunata alternandoli con le storie degli alpini, degli accampamenti, della città. Poi dalle 20:30 in diretta lo spettacolo delle fanfare alpine e di cori. Poi domenica dalle 7 la lunga diretta della sfilata fino al passaggio della stecca e l'ammaina bandiera. Chiudiamo dunque questa ampia pagina dedicata alla Dunata degli Alpini di Vicenza e noi ci spostiamo a Venezia per la seconda e ultima giornata del G7 della giustizia. Lotta ai rischi derivanti dall'intelligenza artificiale con la manipolazione delle informazioni, pieno sostegno a Kiev e al popolo ucraino, lotta alla droga con il dilagare del fentanyl tra i temi trattati nella seconda e ultima giornata del G7 Giustizia a Venezia, presieduto dal nostro guardasigilli Carlo Nordio. È il rischio della manipolazione, perché l'intelligenza artificiale può creare una realtà che non è più nemmeno una realtà virtuale, è una realtà vera. E quindi, proprio perché ci troviamo di fronte a un mondo nuovo, noi dobbiamo essere estremamente cauti per valutare quelli che sono i rischi in questi settori. Quindi il fentanyl, farmaco molto più potente della morfina, è definito la droga degli zombie, i cui costi di spaccio sono decisamente maggiori. Sostanza per questo definita dal ministro Nordio perniciosa e letale. È sufficiente una dose minima di questa sostanza per uccidere una persona o per produrre dei danni cerebrali e fisici irreversibili. Dal G7 Giustizia di Venezia il sostegno alle indagini sui crimini di guerra in Ucraina e l'impegno anche contro l'ipotesi di corruzione nella ricostruzione. Nella convinzione di aiutare l'Ucraina nella sua ricostruzione e anche nella lotta contro la corruzione che insidia sempre queste opere dove vi è una notevole impiego di denaro. Due giorni di lavoro estremamente intenso, estremamente proficuo, estremamente amichevole e soprattutto conclusosi con una assoluta concordanza di visione.
a Treviso adesso perché ci sono stati attimi di alta tensione questa mattina fuori da un condominio di edilizia residenziale pubblica per l'esecuzione di uno sfratto. L'inquilino viene portato via fuori un cordone umano che cerca di bloccare l'ingresso delle forze dell'ordine. Ti ho detto che dobbiamo... Dobbiamo entrare, dice la voce dell'ufficiale giudiziario. In 10, in un attimo, formano un cordone umano, le braccia si intrecciano per bloccare le forze dell'ordine, polizia, carabinieri, Digos, la tensione si alza. Polizia e carabinieri sfondano il cordone, entrano i ragazzi dell'associazione Caminantes e del centro sociale Django, cercano di chiudere e resistere. È in atto l'esecuzione di un'ordinanza di sfratto, è la sesta. Con che faccia guardate i vostri figli a casa, dopo che buttate la gente in strada? Con che faccia? Attenzione alle strade, adesso passano le macchine. Con che strada e con che faccia li guardate? L'uomo, un cinquantenne, padre di famiglia, ma rimasto solo, viene portato fuori. Alle spalle un debito con l'ATER di circa 20.000 euro. Una situazione di fragilità anche mentale, denuncia chi questa mattina ha cercato di impedire lo sfratto. Questa violenza non aiuta, ribatte il comune, ci impedisce di lavorare per il suo interesse. Realmente le risposte per lui, come per molte altre persone in questi mesi, sono state: non possiamo fare niente, non ci sono fondi, e letteralmente gli è stato detto più volte, proposto più volte, semplicemente un letto in dormitorio. Una situazione, una soluzione che non è una soluzione, è semplicemente una proposta indegna. I facili giudizi li lascio a chi fa bar o chi vuole fare politica sulla pelle delle persone. Chiaro che quando si portano le situazioni all'estremo, poi ovviamente la normativa dà la possibilità all'ufficiale giudiziario di essere coadiuvato anche dalla forza pubblica. Caminantes sta seguendo circa una decina di sfratti in contemporanea a Treviso, parla di 121 alloggi sfitti del comune, 243 case ATER sfitte. A fronte di questi numeri non si riesce a trovare una casa, com'è possibile? Il servizio si è mosso per tempo, forse si è voluto arrivare a questa situazione, insomma noi lavoriamo con l'adesione della persona. È certo che per uno sfratto che fa rumore sono tanti quelli che riusciamo a bloccare, arrivo dall'ennesimo incontro con ATER e non solo, perché noi rispondiamo ovviamente anche agli sfratti dei privati e quindi il servizio sta lavorando, fa molto meno rumore, quello che riusciamo a risolvere. La casa è una priorità anche per noi, chiarisce Tessarolo, ma serve un nuovo modello nei contratti di lavoro ed una riforma nazionale. Da soli impossibile affrontare questa emergenza. Cambiamo argomento, mobiliterà circa 50.000 persone la visita di Papa Francesco a Verona prevista per sabato 18 maggio e che Antenna 3 seguirà in diretta dalle 7 per una maratona non stop. Biglietti esauriti per la messa allo stadio Bentegodi, preceduta dalla festa dei giovani e per l'incontro di bambini e ragazzi in piazza San Zeno. I partecipanti agli eventi avranno a disposizione la rete dei servizi bus ATV che effettueranno l'orario del sabato. È stato inoltre predisposto uno specifico servizio gratuito di bus navetta per collegare i luoghi della visita con i parcheggi predisposti dalla polizia locale per l'accoglienza dei visitatori. Alle 6.30 è prevista l'apertura di piazza San Zeno per i 5.400 bambini e ragazzi fino alla terza media con genitori, insegnanti e catechisti. Alla stessa ora aprirà anche la Basilica di San Zeno per gli 850 preti, religiose, religiosi e monache fino alle ore 8. L'apertura dei cancelli dell'arena è prevista invece alle ore 7 e i 12.500 partecipanti potranno entrare non oltre le ore 9. Dalle ore 11 invece sarà possibile accedere allo stadio Bentegodi, dove ben 31.000 persone avranno 3 ore di tempo per entrare. E questa era l'ultima notizia per questa edizione. Grazie per essere stati con noi, una buona serata, arrivederci. Cooperativa Agricola Volpago offre carni fresche e selezionate di prima qualità, senza uso di antibiotici, direttamente dagli allevamenti locali dei nostri soci allevatori. Bentrovati al meteo. Anticiclone in rinforzo, tempo asciutto e stabile nel weekend. Vediamo dunque insieme il dettaglio di sabato 11 maggio. Sul Veneto la giornata sarà caratterizzata da un ampio soleggiamento, con cielo sereno o al massimo velato, insomma nulla di particolare da segnalare. Temperature stazionarie e gradevoli, minime tra 10 e 16 gradi, massime comprese tra 23 e 25 gradi all'incirca.
Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche in questo caso tanto sole, cielo sereno salvo per qualche addensamento pomeridiano sui rilievi, ma in genere senza precipitazioni associate. Temperature minime tra 14 e 15 gradi, massime sui 23-25 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige. Dopo il dissolvimento di locali nubi basse, il tempo sarà abbastanza soleggiato. Temperature minime sui 12 gradi, massime intorno ai 25-26 all'incirca. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione. Arrivederci. Cooperativa Agricola Volpago offre carni fresche e selezionate di prima qualità, senza uso di antibiotici, direttamente dagli allevamenti locali dei nostri soci allevatori.